Prima di tutto vorrei ringraziare la Federazione dei Cori di tutto quello che stanno facendo, perché sappiamo che i cori è una cosa importantissima. Per quello che ho portato un libro che si chiama Elegance des Idols, che è l'eleganza del riccio, c'è cioè anche in italiano, del Muriel Barberis. E io adesso passo al tedesco e vorrei citare un pezzetto che mi ha impressionato. C'è una ragazza che vuole suicidarsi quando avrà 18 anni e niente, descrive l'effetto che fa un coro su di lei. E io vado avanti in tedesco. Esist jedes Mal wie ein Wunder, all die Leute, all die Sorgen, all der Hass und all die Wünsche, all die Missgeschicke dieses ganzen Schuljahr mit seinen Vulgaritäten, mit seinen kleinen und großen Ereignissen, seinen Lehrern, seinen zusammengewürfelten Schülerschar, dieses ganze Leben, durch das wir uns schleppen, dieses Leben aus Schreien und Tränen, aus Lachen, aus Kämpfen und Trennungen, aus enttäuschten Hoffnungen und unverhofften Zufällen, das alles verschwindet plötzlich, wenn der Chor zu singen beginnt. Der Lauf des Lebens geht im Gesang unter, auf einmal entsteht ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, von tiefer Solidarität, sogar von Liebe, und die Hässlichkeit des Alltags löst sich in dieser vollkommenen Übereinstimmung auf. Es ist jedes Mal dasselbe. Ich habe Lust zu weinen, meine Kehle ist wie zugeschnürt und ich tue mein Möglichstes, um mich zu beherrschen. Aber manchmal ist es fast zu viel. Ich muss mich zusammennehmen, um nicht loszuschluchzen. Und wenn ein Kanon kommt, sehe ich zu Boden, weil es zu viel auf einmal ist. Zu überwältigend, zu schön, zu solidarisch, zu wundervoll, zu sehr verbindend. Ich bin nicht mehr ich selbst, ich bin Teil eines erhabenen Ganzen, zu dem auch die anderen gehören. Und ich frage mich in diesem Moment immer, warum das nicht die Regel, der Alltag ist, sondern nur ein außergewöhnlicher Moment während eines Chorauftritts. Wenn der Chor zu singen aufhört, applaudieren wir alle wie wild, mit leuchtenden Gesichtern und die Sänger strahlen. Es ist wunderschön. Ich frage mich schließlich, ob die wahre Bewegung der Welt nicht der Gesang ist. Thank you.
abbiamo voluto dedicare l'edizione ai fanciulli. Anche i bambini e gli adolescenti furono coinvolti nel grande conflitto come vittime e testimoni e talvolta purtroppo anche come combattenti. Figli o fratelli e sorelle di soldati in tanti casi furono costretti a lavorare duramente al posto del capo famiglia, in quanto lo stesso era occupato al fronte. Vi erano due principali gestori di tali discorsi, i giochi e la scuola, che contribuirono a rendere onnipresente il conflitto nell'universo infantile, rappresentando due domini complementari ma distinti. Circa la propaganda, che è buono soltanto per il circolo delle grandi guerre, c'è stata una bellissima mostra l'anno scorso al Museo della Guerra di Veneto, mostra che ha girato un po' in tutto il Trivento e in altre parti d'Italia, poi è uscito anche un libro, il libro precedente alla mostra della verità, ma il messaggio è fatto dei commenti. Ecco, dal piccolo Albino, che non è un brutto romanzo, perché chiaramente ai giorni nostri è facile criticare certe cose, perché l'uomo di oggi ha un'altra sensibilità rispetto all'uomo del 1926, però non è un brutto romanzo dal punto di vista letterario, anzi, sono state tratte due riduzioni cinematografiche, una del 1926, non è scritto da nessuna parte, l'ho scritto la prima volta nel 2015, quando ho presentato la prima volta questa manifestazione. Amare la propria parte non significa disprezzare, odiare la parte altrui. Il patriottismo è un valore positivo, è un valore universale e questo film del 1986. Loro sono il coro alpino politecnico di Milano che invito a salire sul palcoscenico. Dove soffersero silenziosi insieme ai soldati,
fame, sete, freddo e altra sorta di privazioni per la gloria di una patria che non sempre prestò la merita sua attenzione. In realtà molti altri animali sono stati loro malgrado coinvolti nel conflitto. Cammelli, dromedari, elefanti, buoi, mucche, capre, maiali, api, gatti, canarini, collane, delfini. L'occultamento e l'uccisione di Piccolombo erano puniti alla stregua di un attentato in divisa. Si può dire che i piccioni in quella circostanza, per un altro tipo di impiego avvenuto durante la Grande Guerra, possono essere considerati il primo drone della storia. Infatti veniva applicata loro un'armatura dotata di un apparecchio fotografico che rendeva possibile la realizzazione di immagini istantanee riprese ad alta quota e di territorio nemico. La regolarità dei rifornimenti dipendeva dalle condizioni logistiche delle retrovie e dal numero di animali utilizzato per il trasporto del rancio a raggiungere i soldati in prima linea. I canarini e le api venivano in soccorso con il loro olfatto finissimo per identificare i gas velenosi e mortali come il gas mostarda, che aveva un odore simile alla mostarda. Furono dei soldati francesi che da civili erano apicoltori a capire che questi insetti estremamente sensibili riuscivano a percepire con largo anticipo l'arrivo dei gas mortali lanciati dalle trincee nemiche. Dunque, posizionarono degli alveari con l'api regina all'interno delle loro postazioni, lanciando l'allarme quando le api si davano alla fuga. La grande capacità dei soldati provenienti da famiglie di contadini di trattare con gli animali ha alleggerito e sostenuto, rendendolo estremamente forte, il rapporto con questi eroi silenziosi. Indispensabili per il tiro dei carri, delle artiglierie, per lo spostamento delle truppe e del rifornimento delle retrovie, nonché fedeli compagni in prima linea, i cavalli ebbero comunque un ruolo da protagonisti e il loro utilizzo comportò la presenza di stalle, foraggi, veterinari, infermieri veterinari e stabilimenti per smaltire le loro carcasse. I muli rappresentavano l'unico mezzo di trasporto attraverso i difficili sentieri alpini che non a caso continuano ad essere chiamati mulattiere. Autentici mezzi da combattimento, i muli si rivelarono preziosissimi e fondamentali per il trasporto di bagagli in alternativa ai carri per rifornire di armi e parti logistici di altre unità. Cari, i migliori amici dell'uomo, grazie alla propria versatilità, vennero impiegati per molteplici funzioni: cani da guardia, portaordini, ricerca di feriti, cani ambulanza, esplorazione, mezzo di trasporto e piccolo traino, nonché da compagnia all'interno delle trincee. Sebbene rari, anche gli elefanti fecero la loro comparsa sul fronte europeo, sequestrati a circhi e zoo per trasportare carichi pesanti. Il loro impiego fu marginale e non vennero mai utilizzati nei combattimenti, anche se la mole avrebbe potuto risultare utile per sfondare fortificazioni e trincee, come ipotizzò un generale francese. Veterinari, militari, austriaco, si formava l'Accademia di Medicina Militare, Veterinaria e Militare di Vienna, che era diretta da grandi professori universitari che hanno contribuito a scrivere la storia di questa disciplina a livello europeo. Per quanto riguarda il servizio veterinario militare dell'esercito italiano, questo nato nel 1861, pochi mesi dopo il capitale, nato dal servizio veterinario militare del Regno di Sardegna, che era sotto già la seconda metà del Settecento. Sui monti fioccano la neve, s'avvicinano
E l'ultima manifestazione nota da tutti, abbiamo iniziato nel 2015, siamo arrivati al 2018, la fine, l'anno della fine della guerra, la ricorrenza da festeggiare, perché è la fine della guerra che bisogna festeggiare, non l'inizio, sapendo quanto le guerre portano lutti, morti, distruzioni. E spero che l'Europa nel novembre del 2018, l'Europa tutta quanta, faccia una degna commemorazione, gli stati che una volta furono nemici e adesso sono alleati, una degna commemorazione di quel avvenimento. Queste note da fronte, quattro edizioni, sono state fortemente volute da Tamara Paternostra e lei mi deve ringraziare. Ho deciso di fare una piccola sorpresa a Tamara Paternostra. Sono andato a informarmi in vecchi nonesi, a vari di parole, perché uno può dire a vari non sono di parole, che se da noi si fa tutto. Sono andato a informarmi su una figura di un veterinario civile e militare particolare, il dottor Simone Paternostra, papà di Tamara, che è stato originario di Castelfondo e ha esercitato ed è ancora ricordato da molti vecchi nonesi, anche meno vecchi nonesi, come un veterinario dal cuore d'oro. Con l'amore con cui il pediatra tratta i bambini a quel livello, veramente è stato si è laureato nel 1952, quindi è diventato ufficiale veterinario, c'era molto bisogno di ufficiali veterinari in quegli anni, più che non oggi, quindi l'ha fatto diventare ufficiale veterinario dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, l'ha fatta come alpino sul fronte francese, con delle vicende molto avventurose, non da Rambo, perché soldati Rambo non ce ne sono solo nella fantasia di qualche regista americano malato, ma ha avuto delle vicende veramente notevoli anche sul fronte francese durante la seconda guerra mondiale. Da veterinario nel 1952 si diede molto da fare e fu presto molto stimato, perché è stato un pioniere in due eventi della medicina veterinaria. Il parto cesareo è stato il primo a Vipiteno a fare il taglio cesareo, il parto cesareo della vacca, perché prima forse moriva la vacca, moriva il vitellino, col parto cesareo sono salvati tutti e due, lui è stato un pioniere nella nostra regione di questa tecnica, ed è stato anche un pioniere dell'inseminazione artificiale. Adesso c'è quasi addirittura l'abuso, si sono levate voci di veterinari verso congressi che si accusa anche troppo dell'inseminazione artificiale. All'epoca era una tecnica d'avanguardia che permetteva a vacche apparentemente sterili di portare i vitellini, quindi è stata una cosa molto, molto avveniristica quando la introdusse nella nostra regione il dottor Paternostra. Poi il dottor Paternostra era talmente stimato che era consulente, ascoltato consulente, qua a Merano, all'ipodromo di Merano, era il primo veterinario che passa a fare da consulente, non doveva essere consigliato. Il fatto che la scelta si è caduta sul dottor Paternostra la dice lunga sulla sua preparazione scientifica. Divenne veterinario condotto della condotta di Revò, che è una delle poche condotte interprovinciali, che parte della condotta in provincia di Bolzano e parte della condotta in provincia di Trento. Lui era già conosciuto in Alto Adige, dove esercitava come medico professionista nell'Alta Valdisano, nella zona di Vipiteno, e si fece conoscere ancora di più. Esaurita la sua funzione di veterinario condotto a Revò, divenne dirigente, massimo dirigente del servizio veterinario dell'azienda sanitaria del Canaglia. Dopo che andò in pensione, era talmente stimato che venne chiamato spesso come consulente da enti pubblici e da privati, e faceva parte delle commissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario. Non avrei parlato di questo perché magari se non avessimo dedicato questa edizione di Notte da Fronte alla medicina veterinaria militare. All'inizio eravamo partiti l'anno scorso, volevamo parlare di tutte altre cose, di quando gli italiani sono l'esercito italiano arrivato a Merano,
dentro dello stemio, però poi abbiamo deciso che forse, come la volta scorsa abbiamo parlato delle donne della guerra, parliamo dei bambini e degli animali. Allora per questo mi viene in mente di fare questa sorpresa a Tamara, ricordare il suo amato, stimatissimo padre, ancora oggi sono tanti che se lo ricordano della Babilonia, il dottor Simone Battaglia. Un applauso postumo. Solo di parole, è una battuta. Io sono molto emozionata, non nascondo qualche difficoltà né sorpresa, Achille, grazie. Noi delle guerre ricordiamo a volte i momenti più difficili, più duri, le canzoni che abbiamo ascoltato, le parole che c'erano contenute in esse erano di difficoltà, di sacrificio, di impegno, ma c'è qualcosa oltre, perché le guerre finiscono e dopo le guerre la storia di questo paese, come di tanti paesi d'Europa, è la storia di persone che si sono rimboccate le maniche, che hanno guardato avanti, al futuro e che hanno ricostruito e hanno dato la loro vita per ricominciare e guardare avanti. E allora l'insegnamento che secondo me bisogna lasciare a questi ragazzini, quelli che hanno aperto oggi col nostro ritmo, è quello che ci può essere il conflitto, ma è importante guardare avanti, al dopo, a ricostruire. Sono orgoglioso per tre cose. Che bello. Sono orgoglioso di condividere con i miei concittadini questo momento di ricordo. Dico con cittadini perché ormai mi sono di qui a Verano. Orgoglioso di appartenere all'istituzione che è stata stupendamente ricordata in tutti gli aspetti. Un'istituzione che è sempre attenta alla memoria, al ricordo, al rispetto di tutti quelli che da una parte e dall'altra hanno combattuto per l'ideale. E questa è la cosa più importante. Forse il ricordo a quei giovani che si avvicinavano, forse inconsapevoli di quello a cui andavano avanti, però con uno spirito, con un'idea, con un orgoglio di appartenere a qualche cosa. Quindi l'omaggio va a chi era da una parte e chi era dall'altra. Cioè, l'abbiamo fatto tutto e siamo veramente onorati. Abbiamo qui il mio vicepresidente Simone Cassini, ha preparato un simbolo a ricordo della grande guerra. Allora, il nostro tricolore, chiaramente, i ragazzi del 99, l'elmetto Andrea che portavano tutte le nostre truppe e un pezzo di reticolato raccolto nell'alveo del fiume Piave. Questo simbolo qui lo voglio donare alla dottoressa, nonché presidente dei cori della sezione Antoarce, dottoressa Paternostra, a lei, il nostro piccolo pensiero. Con cui ho iniziato la mia collaborazione con la Federazione Cori. In occasione del primo corso di formazione corale organizzato dalla Federazione, dovevo inventarmi qualcosa di particolare per tutte le circostanze. Siccome erano due i cori presenti al corso di formazione, dovevo trovare qualcosa che permettesse di coinvolgere tutti e due. E così mi è venuta l'idea di tentare un'armonizzazione per doppio coro di montagna, otto voci, con la tecnica del doppio coro battente come si faceva nel 600, nella scuola veneziana di Giovanni Gabrielli. Non è una novità, perché voi Montepalini lo sapete bene perché ce l'avete in repertorio, già Betty De Marzi ha adottato questa tecnica, quel bellissimo pezzo che si chiama Pavana, che voi fate spesso. Lui proprio ha fatto il doppio coro a otto voci. Il valore aggiunto, l'idea in più che ci ho messo io è stata quella di mettere ad accompagnare i due cori in montagna un gruppo strumentale decisamente fuori dall'ordinario, che è l'ensemble di bassi tuba. Questo l'ho fatto poi fra l'altro perché al Conservatorio di Verona, dove insegno, si era formato questo gruppo nella classe di Ercole, che mi
mio insegnante di tuba, e il caso vuole che questi bambini siano tutti miei allievi, perché per tradizione gli allievi della classe di basso tuba passano tutti dalla mia classe, quindi sono tutti miei, loro, alcuni hanno già finito, a due di loro, non dico quali sono, che devono fare i bravi perché stanno ancora studiando con me, quindi devono ancora fare l'esame. E quindi per me è un motivo di un doppio orgoglio quello di presentare questa formazione inedita. Il testo è un testo che ho trovato in una raccolta di canti popolari, è un testo originario della Valle di Non, della zona di Foto, degli inizi del Novecento, e pare, secondo alcune interpretazioni, che sia un testo metaforico dietro cui si nasconda un'esortazione, un canto di guerra, cioè dietro le rondini che devono volare a squadre verso la scogliera si nasconderebbe l'esercito italiano che doveva muovere verso la scogliera del Trieste, quindi saremo anche in argomento con il canto di guerra. La cosa singolare è che è un canto di montagna che parla del mare, comunque insomma al di là di questo sentite un po', è una cosa un po' particolare.